compito è quello di tutelare i cittadini, sia i non residenti che sono migliaia preoccupati di non poter gestire la propria vacanza al meglio, sia chi è d'andorra da una vita, c'è nato e attività economica. Entrambi sono danneggiati da questa crisi idrica, dall'acqua salata. Gli uni non possono godere la loro casa, hanno impianti rotti, gli altri hanno attività economiche in alcuni casi allo stremo. Quindi il primo problema è essere d'accordo tutti insieme per individuare una strada ed essere risarciti dei danni che si sono subiti. La seconda cosa è come gestire l'emergenza per traguardare una Pasqua un po' più tranquilla di questo bailam che sta avvenendo. Quindi il nostro intendimento è massima collaborazione con le istituzioni a partire dal Comune per trovare una soluzione a un problema che rischia di deflagrare ancora più forte se non si risolve quando arriverà Pasqua. E domani ci sarà un incontro tecnico con il Comune? Ma sicuramente, ecco, io ringrazio il Sindaco che ha accolto la nostra richiesta di incontro, peraltro tempestivamente, addirittura anticipando prima della Befana, quindi vuol dire che ha capito l'urgenza e l'importanza del nostro messaggio. Il Comune per noi è parte lesa e di conseguenza confidiamo di trovare appoggio e supporto alle nostre richieste che sono chiare e trasparenti come l'acqua che vorremmo che venisse ad Andorra. Com'è il bilancio di queste prime due ore di raccolta firme questa mattina? Oserei dire entusiasmante e preoccupante. Entusiasmante perché io non ho mai visto una partecipazione spontanea così elevata di persone, di cittadini, a portare il loro contributo alla petizione, ma anche a segnalare con la loro scheda danni i danni che hanno subito. È preoccupante perché vuol dire che il problema è ben presente e purtroppo la soluzione non è ancora dietro l'angolo. Grazie.